Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 179.106 nuovi casi di coronavirus, 373 morti, sono 1.117.553 i tamponi molecolari antigenici, secondo i dati del Ministero della Salute, ieri erano stati 1.110.266. Il tasso di positività è al 16%, in lieve calo rispetto al 17 di ieri, sono 1.707 i pazienti in terapia intensiva, 9 in più nel saldo tra entrate e uscite, gli ingressi giornalieri sono 148, i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 19.485, ovvero 174 in meno rispetto a ieri. Con 202.298 tamponi effettuati e di 32.677 il numero di nuovi casi di Covid in Lombardia, tasso di positività in calo al 16,1, ieri era al 21,99. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, più 5 a 276, diminuiscono nei reparti, meno 216 a 3.503. 121 i decessi portano il totale complessivo delle vittime a 36.378. I dati per province vedono 9.941 positivi segnalati a Milano, di cui 3.772 a Milano città, Pavia ne conta 1.837. Il Ministero della Salute, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Piemonte in arancione. Andiamo in arancione con una situazione ospedaliera su cui pesano i ricoveri dei Novax, ma con un quadro epidemiologico che in realtà migliora, spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. La Lombardia invece resta in zona gialla, dice il presidente della Regione Attilio Fontana, tornando a chiedere di semplificare le norme di quarantena e isolamento sia per le scuole che per i cittadini. Secondo monitoraggio dell'IS, l'indice RT sui sintomatici scende a 1,31, era 1,56 nel report precedente, con una previsione a 1,03 per la prossima settimana, e l'incidenza dei casi si attesta a 2011 ogni 100.000 abitanti, era 1988 per 100.000 la scorsa settimana. Sottolinea Silvio Brusaferro, presidente dell'IS, vediamo un inizio di stabilizzazione della curva dopo 12 settimane di crescita continua. Mentre per Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, per uscire da questa emergenza pandemica bisognerebbe fare uno screen di massa della popolazione. Oltre a vaccinare tutti, dice, bisognerebbe fare i tamponi alla stragrande maggioranza degli italiani e isolare gli infetti. Se ne uscirebbe in 8 giorni, è un'operazione che tutti dicono sia impossibile, ma i cinesi per un caso testano 10 milioni di persone. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato intanto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che indica le attività commerciali in cui dal 1 febbraio sarà possibile continuare a cedere senza Green Pass. Non sarà possibile andare in un ufficio postale nemmeno per ritirare la pensione se non si ha il certificato verde. È saltata dunque la norma inserita nella bozza con la quale erano considerate esigenze essenziali e primarie anche queste che riguardano le Poste italiane. La cronaca: Lorenzo Parelli, studente di 18 anni, è morto in un incidente che si è verificato nel pomeriggio in un'azienda di Lauzacco, Udine. Da quanto si apprende, questo ragazzo era al suo ultimo giorno di stage in un progetto d'alternanza scuola-lavoro. Durante dei lavori di carpenteria metallica in un'azienda meccanica, una putrella gli è caduta addosso, uccidendolo. Un medico internista di Pavia, attualmente in servizio presso l'ospedale Sacco di Milano, ha perso la vita sull'autostrada A7 in direzione Genova nel tratto tra Binasco e la connessione con la A53. L'incidente è avvenuto giovedì sera. Tra le auto coinvolte, le condizioni di Chiara Picchi, questo è il nome della dottoressa pavese di 39 anni, sono subito apparse disperate. Specializzata in medicina interna all'Università di Pavia, si era poi trasferita a Milano per lavoro. Il titolare di un laboratorio specializzato in tamponi antigenici e molecolari a Siziano è stato denunciato da alcuni controlli dei NAS di Cremona e risultato senza l'autorizzazione della DS di Pavia, in violazione delle disposizioni regionali. Sequestrati anche 250 tamponi rapidi Covid-19 per un valore di 3.000 euro circa. Inoltre Po Pavese, lungo la linea ferroviaria Pavia-Voghera, Pavia-Stradella e Voghera-Stradella, i bus da venerdì notte a lunedì mattina sostituiranno i treni regionali a causa di lavori di potenziamento della linea ferroviaria. Inevitabili le ripercussioni sulle corse delle varie direttrici, con treni soppressi e sostituiti da autobus. Si consiglia, prima di partire, di verificare sempre gli orari e i mezzi sul sito di Trenord. Sabato 22 gennaio, pronto meteo, nebbie tra notte e mattina in pianura, poi giornata soleggiato ovunque, temperature tra meno 4 e 8 gradi, tutti gli aggiornamenti su prontometeo.it a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli.
Queste le notizie aggiornate che trovate come sempre con approfondimenti sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social, editore e agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.